sono documentate sempre in letteratura una serie di cose che si chiamano case report, cioè i medici descrivono un caso clinico che gli è successo e lo pubblicano perché è particolarmente interessante. E ce ne sono a decine, se non a centinaia, in questo momento anche qualcosa di più, cioè dei group report, ossia più pazienti che sviluppano lo stesso tipo di problema medico, per esempio a seguito della vaccinazione. E è stato pubblicato, per esempio, il riacutizzarsi dell'herpes zoster, che in qualche maniera normalmente è in una fase quiescente all'interno del corpo. Se si abbassano le difese immunitarie, allora tende a riemergere fuori. Dico questo perché una delle ipotesi che si fa è che questa forzatura a produrre un grande numero di anticorpi verso, per esempio, la spike, potrebbe in qualche maniera disorganizzare, questa è solamente un'ipotesi, anche se ancora non è confermata, ci sono dei dati preliminari che lo fanno pensare, e quindi in qualche maniera a portare uno squilibrio al sistema immunitario che, mentre è iper impegnato a produrre una certa classe di anticorpi, in qualche maniera perde l'armonica forza di tutto quanto il sistema immunitario, e quindi c'è la possibilità di patologie precedentemente presenti ma tenute a bada che riemergono fuori. Nel campo mio stesso si è visto, per esempio, sia il flare-up, cioè il fatto di un ritorno di importante della patologia della tiroide di Hashimoto, del morbo di Graves, che sono patologie autoimmunitarie tiroidee, sia la comparsa di queste patologie su base nuova a seguito della vaccinazione. Non c'è chiaramente un evento che è stato definito correlabile, questo perché questo diventi correlabile a livello scientifico, deve succedere in un numero sufficiente di casi che siano pubblicati in maniera tale da poter vedere se c'è un nesso di causa-effetto. Quindi ecco, credo che nella storia delle persone, tante l'abbiano vissuto comunque questo. Per lo più, tranne in alcuni casi sfortunati, mi sembra di vedere che sia un fenomeno relativamente transitorio, e speriamo che rimanga tale.